siamo tutti pronti, caro Sazzi. Non siamo né di spadi né di mazzi, né carico né liscio, siamo scoppi. Oggi siamo lui ricoppi. Pensa quanto valemo quando a briscole a oro, ma siamo uniti duri e duci come cannolo. Ci camo da rialari sempre da una serata, qualche battuta a far rubare vina risata. Supendo gratte vinci, io supero in allotto. Non ti pigliare i coli, arrivamo un mazzi botto. Lui ricoppi, lui ricoppi, lui ricoppi, lui ricoppi. Vestiti più strani e stravaganti, cercamo di incantare e fare contenta gente. Situazioni scongiuruti e complicati, facciamo i papi e vi facciamo quattro risati. Se non faceste tanno, perché te ne stai ennu? Ci risponde che gli siamo di soluzione sono soprattutto Doni Coppe a Radio Flash. Rito Young, Flash, Flash. Buonasera, grazie. Sì, eccoci sempre in diretta insieme al Duo di Coppe. E l'acuto, non ci crederai? Sì, ma è fatto direttamente da Salvo. È fatto da Salvo? L'ha fatto lui in prima persona. Ma sì, ma siamo sicuri. Salvo, svelaci la tecnica, Salvo. Involontariamente, durante una caduta in sala, mentre ci stavamo, mi è uscito questo acuto. Questa si chiama tecnica da schiacciamento. Ma pensavo la tecnica della fortuna, perché questo è... Ora ho capito perché tu mi dici sempre che stamattina mi voglio andare a fare la vaccino. Stamattina io, il vaccino. Che tu no, la vaccino, il vaccino. Ah! Marzio vaccino, ah, la vaccino. Ragazzi, io, il casco, il casco! Il vaccino. Magari ci andiamo anche un cioccolatino insieme. Attenzione, cioccolatino. Sento moglie che mi ascolta. Esatto, esatto, attenzione. Dario, siamo precisi, sei proprio davanti alla telecamera. Ecco, perfetto, come posso fare? Come posso fare? Facciamo così, dai. Avanti, ora è giusto. Hanno visto tutti quanti. Ma mia nigna. La parte meno folta, la parte meno folta. Ecco. Senti, allora noi siamo venuti qua perché stasera vi vogliamo dedicare anche delle poesie estemporanee. Perché basta sto cosa, i comici che fanno comicità, basta sempre comicità. Quindi, momento serio, momento poetico, momento culturale. Che faccio? Tu sei ignorante e ascolti me che ti dedico una poesia. No, magari tutto qua passa questo. Non sei in grado. Ve ne voglio fare un estemporaneo. Allora, attenzione. Oggi sono andato al mare. Giusto. Stamattina, questo freddo. Oggi sono andato al mare, sì, perché non si può venire al mare. Vabbè. Mi è venuta voglia di pescare. Giusto. Manca a fare un bagno, scusa. Vai al mare e fai un bagno. A dicembre ti fai un bagno, tu che sei cretino. Vai. Mi è venuta voglia di pescare. Ho pescato quattro triglie. Quattro precise. Se noi due allora. Quattro. Dove l'acqua mi arrivava alle caviglie. Hai visto? Chi sia la poesia? Poesia estemporanea. E ora passo. Rima baciata. Ah, posso fare una poesia? Fammi la rima, va, vediamo chi se mai. Vai. Faccio una poesia, non è che tu solo si cavi. Vai col sottofondo, vai col sottofondo. Oggi sono stato al mare. Sta poesia la conosco. Picchia. Io già la conosco. Perché stamattina al mare ci sono andato io. Non sei visto tu? Io ho zona playa. Io a Pontecchio, lo vedo. È diverso. Oggi sono stato al mare. È diverso. Ho avuto voglia di pescare. Di pescare. Giusto appunto di pescare. Sotto ti do i pisci romani. Che così? Cazzo lo miei, però per carità. Ma non poteva venire voglia di nuotare? No. Non su di te. Ma questa poesia la conosci. Oggi sono stato al mare e ho avuto voglia di pescare. Vabbè. Ho pescato quattro triglie, storioni, dove l'acqua mi è arrivata. Non fare rime strane, non essere volgare che siamo in diretta qua. E che storione? Ecco. Storione, fai la rima. Storione, noi... Oggi sono stato al mare, ho avuto voglia di pescare, ho pescato quattro storioni, dove l'acqua mi arrivava alle caviglie. E la rima? La rima c'era Bassamarena, la Bassamarena chiama. Ancora, Salvo, chiedi scusa qua ai presenti, alla signora Vaccino. Scusa, presenti, scusa. Signorina Vaccino.
vaccino, lei è la cura a tutti i nostri mali. Vaccino giusto. Senti, allora, secondo me è veramente poetico. Estemporanea. Ma io non so, tu, ma io prevedo quella, la seconda. Quella. Sì, perché io nasco poeta, poi divento tutto il resto, ma io nasco poeta. Ma si sente, infatti, il palo. Sì, 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 maestro, prego guardi la telecamera, guardi il pubblico, prego maestro, direttamente dal Duo di Coppe, Salvo D'Antonio e poeta. Sotto il ponte di Baracca, allora c'è mi metti a fare la cacca, la fattura, la duratura, il futuro, una misura, la misura, la misura, la misura, la misura, sei un cretino, sei un cretino, va bene, va bene, va bene, una vecchia poesia, reminiscenze, maestro, ma voi invece vi ricordate qualche poesia della vostra infanzia? Dario, tu hai che poesia? No, chi stai a fare, non mi copiate poesia? Buonasera, buonasera, grazie, amici. Ciao hostess, noi siamo al caldo, voi al freddo. Sembra un gioco di parole. Vuoi comprare una vocale, vuoi girare la ruota? No, no, proprio. Allora che poesia ci fate sentire? Dai, una reminiscenza scolastica. Ma che ne so, per esempio potresti. Ehi fu! Poi potresti dire quella della cavallina storm. Il pubblicato non sapeva, dai! Giovanni Pascoli, era Giovanni Pascoli questo! Giovanni, la donna! Che portasti? Una donna! La 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 donna! 25 anni fa, 25 anni fa! Sei improbabile, sei improbabile! Non me la ricordo! Quella di Dante Alighieri, la sai quella di Dante Alighieri? Avanti, il primo canto dell'inferno di Dante! Ma poi era il primo canto! Dante! Dante Ariosto! Appunto, che lui fa le cose un po'... Dante Alighieri, imbecille! E che cos'era? Da, il sommo poeta! Insomma, la divina commedia! Il grande Mate! Che era un gabinetto, Mate, o Mate, Mate! Com'è, com'è che inizia? Dai, e poi te la faccio io. Nel mezzo del cammino... La faccio io, attenzione! Attenzione, rispolvero un po' di teatro, attendete, che noi siamo anche a voi! Grazie per l'effetto! Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Era la polizia, eh? Trasiedi, la vuoi fare anche tu? Qua chi sta? Sì? No, non c'è la ruota, quello che ti ricordo, quello che ti ricordo. Nel mezzo, chi sa come la mezzina? Maestro, anche lui una base, un effetto eco. Una base effetto eco. Tozio lui, tozio io. Vogliamo Don Salvatore. Molto stato, va bene, non capire. Dai, Cristiano Buono è una persona per bene. Con la sua voce. Va bene, avanti. Passa l'Antonio, come la passa? Andiamo alla vita. Lo passiamo sulla pennella. Ma sei sicuro? Sì, questo è un pensiero. E la libertà era finita. Bravo, bravo. Mio zio, mio zio. Mio Salvatore, praticamente al terzo ergastolo. Anzi, questi già lo guardo. Sto guardando. Guarda candelina. Anche il telergastolo. Dicevo, tanto il telergastolo. Il telergastolo. Un premio che tutti puntiamo ad avere. Grazie. Sono arrivati i caffè, ma di chi sono? Chi li ha ordinati? Io non vado. Lo posso fare o non vado? Io sono Diego, Diego e Salvo. Diego e Salvo. Ma lei qui, scusa. Buonasera, io mi chiamo Pippo Mago. Buonasera signor Pippo. E dato che voi siete così, io ho ascoltato prima voi dite le poesie. Ah, sì. Ora vi dico la mia poesia. Chi è studiato? Farassi come socio. Nel bel mezzo del cammin di questa via, la vostra macchina non è più vostra, ma è da mia. Ma come mai? Motivo perché voi avete fatto i furbetti, non avete pagato, non avete pagato il posteggio. Signor Pippo, ma non siamo anche solo altri. Allora, però siccome voi siete simpatici, mi date solo una macchina solare. Io a posto della macchina vi faccio trovare un monopattino. Ah, perché sono io mago? Lei può scomparire. Ah, ho capito! No, però paghiamo. Io a chiare tu mammut. Mammut non è storia, ora si chiamano le mammut. Mammut, voi siete il verbo mammutare. Ah, mammutare. Per l'inizio c'è anche il dovere, mammut. Mammutare. E con arrassiti, devi arrassare, sgrassandoti. Ha una matrice di inglese, sarebbe il master catanese. Allora c'è questa M che si va ad aggiungere. Esatto. E allora, mio caro Pippo
Vabbè dai signori sono simpatici, facciamo una cosa. Faccia accomodiamo una cosa, vi date un euro, la macchina ritorna, sì. C'è solo un piccolo problemino. E senza specchietti, perché c'è specchietti su a Singapore? Mi pareva che era senza rodi, va bene, no, signore. No, i rodi sono. I rodi, va bene, signore. Grazie signor Pippo, va bene. Va bene, buonasera. Sono in angolo. È venuto il momento di presentare la sigla del duo di coppe. Questa è la nostra canzone, buon divertimento Catania.